Una richiesta formale, ufficiale e anche perentoria, messa nero su bianco. È proprio il caso di dire che Parma e Piacenza non possono rischiare di perdere il treno di Expo 2015. Per questo motivo le province, i comuni capoluogo e le associazioni industriali delle due città emiliane hanno chiesto a Trenitalia di inserire Parma e Piacenza tra le fermate effettuate dai treni speciali ad alta velocità organizzati per la manifestazione universale di Milano. Questa mattina, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, si sono riuniti il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il sindaco di Piacenza Paolo Dosi, i presidenti delle rispettive province e delle associazioni industriali. Insieme hanno messo a fuoco la richiesta dei due territori emiliani e del loro sistema imprenditoriale a Trenitalia, affinché vengano fatti fermare anche a Parma e Piacenza i treni speciali ad alta velocità che la società ha organizzato come potenziamento del collegamento con il capoluogo lombardo durante il periodo di svolgimento di Expo. L'offerta a Trenitalia, infatti, per il territorio regionale prevede 14 freccia rossa che fermano su Bologna e 11 su Reggio Emilia. Di queste, nessuna ferma Parma-Piacenza. Al momento nessun treno, né interregionale né regionale, è stato previsto in aggiunta a quelli ordinari già molto affollati. Unica opzione, quindi, per chi proviene da Parma e Piacenza e deve raggiungere Milano resta il collegamento stradale, anche in questo caso utilizzando però i percorsi già esistenti, dal momento che nessun metro di strada è stato aggiunto sulla direzione nord-sud. Su questi temi è opinione condivisa tra le istituzioni intervenute che un collegamento rapido su ferrovia tra le due città e Milano sarebbe una proposta alternativa alla strada per visitatori e operatori, evitando così che i flussi di persone provenienti da Piacenza e Parma indirizzati a Rho possano generare incremento del traffico e ulteriore inquinamento. Quindi l'unica soluzione che vediamo è quella di avere almeno una parte di questi treni che si devono fermare a Piacenza e a Parma. La proposta che abbiamo lanciato stamattina è stata quella di avere i treni che fermano Bologna, che fermino anche almeno per la metà a Parma, i treni che fermano Reggio Emilia, che fermino anche almeno per la metà a Piacenza. Quindi a Reggio Emilia sono 11, da qui nasce il numero di 5. Insomma, è molto interessante il fatto che per la prima volta le due città di Piacenza e Parma stanno affrontando assieme un problema che condividono e lo stanno affrontando in modo costruttivo. Abbiamo applicato per una volta l'area vasta in modo molto costruttivo.